Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video e come potete intuire dal titolo qui sotto vi dirò quali sono i libri in uscita nel mese di aprile. Nel mese di aprile usciranno veramente tantissimi libri, però come sempre ho fatto una selezione, perciò non perdiamoci un ulteriore chiacchiere e partiamo col video. Il 3 aprile uscirà Warcross di Mary Lou, edito dalla PM. Si tratta del primo libro di quella che dovrebbe essere una serie. Che cos'è Warcross? Warcross è un gioco realistico interattivo tramite il quale è possibile visitare dei mondi completamente nuovi. Per alcuni Warcross è solo un gioco, mentre invece per altri è realtà, tanto che alcuni preferiscono appunto vivere nel mondo di Warcross piuttosto che vivere nel mondo reale, nella vita reale. Questo è un titolo che io avevo già sentito nominare quando, nella sua versione diciamo originale inglese, e che quindi attendevo che venisse portato in Italia. Tra l'altro ho sentito recensioni positive, la trama mi sembra molto originale, molto interessante. Tra l'altro un'altra nota positiva che voglio spendere su questo libro è il fatto che la PM abbia mantenuto la cover originale del libro, quindi secondo me è un titolo da tenere d'occhio. Sempre il 3 aprile uscirà Il Club degli Uomini di Leonard Michael, edito Einaudi. Quando le donne si ritrovano tra di loro parlano di tantissime cose, ma di cosa mai parleranno sette uomini sconosciuti tra di loro e chiusi in una stanza? È proprio questo il quesito che si domanda il narratore nelle prime pagine di questo racconto. Quindi ogni uomo che si ritroverà all'interno di questa stanza ha un suo passato, ha perso qualcosa e sente la necessità di confessarsi. Io non so perché la trama di questo libro mi abbia incuriosito, forse perché mi viene spontaneo e facile immaginare un gruppo di ragazze, un gruppo di donne che parlano del più e del meno, mentre invece mi viene un po' più difficile, non di uomini che parlano tra di loro, ma di cosa si raccontino gli uomini quando sono da soli. Quindi secondo me potrebbe essere veramente una lettura molto rivelante. Il 5 aprile invece uscirà La Serie delle Promesse di Lorraine Fauchette, edito della Garzanti. La promessa più difficile che Joe fa a sua moglie è quella di avere un futuro migliore, soprattutto per i suoi figli. Questa sarà per Joe una promessa molto difficile da mantenere, perché lui è stato un uomo che si è sempre dedicato alla sua carriera, al lavoro, tralasciando appunto di creare un vero e proprio legame con i figli. Ma appunto per mantenere fede alla promessa data a sua moglie dovrà insegnargli l'amore, dovrà insegnargli a non avere paura di esprimere i propri sentimenti e soprattutto dovrà scoprire cosa vuol dire essere padre ed rientrare nelle loro vite. Questo è un libro che ha una trama veramente molto semplice, però secondo me potrebbe regalarci delle grandissime emozioni e dei grandissimi insegnamenti. Il 10 aprile invece uscirà Un bosco di pecore acciaio di Natsu Mishita, edito dalla Mondadori. Ci troviamo all'interno di una palestra, un pianoforte e un uomo che tocca i tasti di questo pianoforte e ne fa uscire una melodia veramente dolcissima, veramente bellissima. Tamura ha 17 anni e in quella palestra deserta ne rimarrà estasiato, folgorato, tanto che proprio in quella palestra nascerà in lui una vera e propria passione. Ma l'uomo che sta suonando questo pianoforte non è un pianista, è un accordatore. Quindi Tamura studierà sodo per cercare di coltivare questa sua passione, senza però mai riuscirci del tutto, perché lui cercherà di ricreare quella melodia che lo aveva tanto emozionato, che aveva sentito in quella palestra, senza però raggiungerla. Sembrerà sempre sfuggirgli questa melodia, proprio perché non riuscirà ad accordare corde e legno nel modo giusto. Ma non sarà solo questo il motivo, perché si tratta di un libro che vuole trasmettere il messaggio che non serve solo avere il talento, avere una passione o studiare sodo per raggiungere questa passione, ma prima di tutto serve mettere il cuore nelle cose. Quindi sarà una storia che tratterà della forza, ma anche delle fragilità della giovinezza, e soprattutto parlerà dell'incanto
degli appassionati, dei sognatori, ma prima di tutto parlerà anche di emozioni, quindi secondo me è una lettura, sarà una lettura emozionante. Il 12 aprile invece uscirà Il ritorno di Jennifer L. Almentrout, edito dalla HarperCollins. Si tratta del primo volume della saga Titan, ovvero spin-off della saga Covenant, che ha come protagonista Seth e parlerà della sua storia d'amore con Josie, la figlia di Apollo. Se mi seguite da un po' sapete benissimo che io amo Jennifer Almentrout e tra l'altro ho completato da qualche mese proprio tutta la lettura della saga Covenant. E se mi seguite da un po' sapete che Seth è stato proprio appunto il mio personaggio preferito di tutta la saga, quindi leggerò sicuramente questa nuova serie. Sempre il 12 aprile uscirà La tempesta di cristallo di Morgan Rose, edito dalla casa editrice Nord. Si tratta, se non sbaglio, del quinto e ultimo volume della saga dei Tre Regni, iniziata con la caduta dei Tre Regni. Ovviamente, trattandosi di un seguito anche dell'ultimo volume, non posso parlarvi nello specifico della trama, ma questa saga è ambientata in un mondo di decadenza e il tutto ha inizio con tre ragazzi che vengono prescelti per salvare appunto questi tre regni e quindi dovranno affrontare delle epiche battaglie. Io non ho letto questa saga, però l'ho sentita nominare e ho sentito anche pareri molto positivi, quindi voi fatemi sapere se avete letto questa saga, se l'avete iniziata e se vi è piaciuta. Io ho pensato bene di segnalarvi l'uscita nel caso voi appunto stavate aspettando l'uscita di questo ultimo volume. Il 17 aprile uscirà invece Macbeth di John Nesbo, edito dalla Rizzoli. Il libro è ambientato negli anni 70 e ci troviamo in una città industriale completamente sull'orlo del collasso e fatta di piazze di spaccio. Il poliziotto migliore che si aggira per le strade di questa città è appunto Macbeth, un ex tossico dal passato turbolento che è stato abbandonato da bambino e che ha anche un poliziotto incline alla violenza. Però sarà proprio lui, insieme alla sua squadra, a gestire una retata in grande stile che gli farà intravedere una possibilità di diciamo aumento di carriera proprio per guadagnarsi, e questo per lui gli sembrerà l'opportunità giusta per potersi guadagnare il rispetto degli altri. Però allo stesso tempo, anche se questo diciamo avanzamento di carriera è quasi tra le sue mani, sembrerà in un certo senso sfuggirgli, perché inizierà diciamo a tormentarsi e a chiedersi se effettivamente gli altri gli lasceranno la possibilità di salire così in alto. Si tratta di un thriller, ma diciamo quello che mi ha incuriosito di questo libro, della trama, è appunto il nostro protagonista, perché secondo me sarà molto interessante capire l'evoluzione che questo personaggio avrà nel corso della storia, quindi seguire tutti i suoi tormenti e le sue paranoie. Quindi secondo me è una lettura da tenere d'occhio. L'ultimo libro di cui vi parlo uscirà il 30 aprile e si tratta di Gelo come notte di Sarah Rust, ovvero terzo e ultimo volume della saga Neve come genere. Anche qui, trattandosi di un terzo volume, di un seguito, non posso parlarvi nello specifico della trama, però il primo libro era iniziato con delle persone che erano state fatte schiave da ben 16 anni ed erano state private dei propri poteri magici e soprattutto del loro re. Quindi l'unica speranza che questi schiavi hanno risiede negli 8 fuggitivi, ovvero le 8 persone che sono riuscite a scappare da questo regno. È una saga che non ho letto, però ho sentito nominare Neve come genere, quindi anche qui volevo appunto informarvi dell'uscita di questo volume nel caso voi abbiate letto questa saga. Allora, il video finisce qua. Voi come sempre fatemi sapere se c'è qualche lettura che vi ha interessato, se magari stavate aspettando l'uscita di qualche libro o magari state aspettando qualche uscita che io però non ho citato nel video. Quindi come sempre fatemi sapere tutto nei commenti. Come sempre vi lascerò giù in info box tutte le mie varie informazioni e i link dei libri, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!